Buongiorno ragazzi, oggi è il nostro 16° giorno del nostro challenge per la punto vita di 21, parti in saluti. Cominciamo proprio in stile indiano e mentre noi cominciamo a fare le torsioni qui e qui, puoi anche toccare semplicemente il ginocchio e puoi cambiare. Cominciamo e voglio parlarvi di un discorso. Io lavoro come motivatrice delle persone che vogliono cambiare vita. Ho aiutato veramente tantissime persone a cambiare vita. Ho avuto una neolaureandi che mi ha fatto leggere la sua tesi e mi ha dedicato alla fine un paragrafo di ringraziamento dicendo: io ringrazio Jill Cooper che mi ha detto che forse è possibile. Ieri ho sentito al telefono una nuova ragazza che voleva diventare docente di Super Jump. Ci ha contattato, stava parlando con Alessandro e Alessandro me la passa e lei ha detto: io ti seguo da quando ho 10 anni. E ho detto: beh, che bello essere una scintilla sul tuo percorso, di averti ispirato per diventare un insegnante. Lei ha fatto molto di più, cioè tu sei stato proprio il motivo per la quale io sono diventato insegnante. Per questo sto dicendo, io, cioè, il mio lavoro è di far vedere che uno stile di vita sano, cioè vieni Dolly, vieni qua, vieni a salutare, non vuole fare zoomies, quando vuole fare zoomies vuole attaccarmi, io attacco, aiuto. Ok, vabbè, vediamo se Dolly si farà la sua, diciamo, apparizione nel mio video, che sta là guardandomi. Ok, il mio lavoro è di dire: è possibile. Eccolo, è zoomies. Vieni qua, zoomies. Vieni qua, sei troppo bella. Aspetta, sto provando a prenderla, ma i cuccioli, ecco, un peccato. Ti ho preso, eccola zoomies. Eccola Dolly. Oh, le dolle. Ciao, vai. Ok. Vai, ok, un pulce. Allora, il mio lavoro è di parlare di quello che ormai non va di moda, no? Ormai va di moda soltanto la ricerca dei like, la ricerca di essere famosi e ricchi e tutto quanto. Io sono di fronte a voi in modo genuino, sempre struccata, perché non voglio far vedere ai bambini giovani che devi essere sempre perfetto, perché nessuno è perfetto. E andiamo a parlare di riconquistare il nostro corpo giorno dopo giorno. È un percorso totale, è un percorso che continua ad andare. Io comunque, invecchiando di fronte a voi, noto che la pelle sta cambiando, ovviamente la pelle del corpo. Io ho 55 anni, avrò 56 anni, è normale che io devo abituarmi anche ai capelli bianchi sul sopracciglia. Ti succede? Magari se siete giovani no, ma è un corpo a cuore quando succede. Però vado avanti con molta ironia e voglio insegnarvi ad amarvi. Allora, piccole pressioni, destra e sinistra, tiro sull'addome. Allora, io ho una palestra online, si chiama NowJCooper.com. E perché NowJCooper.com ha cambiato tante persone? Perché noi non facciamo solo ginnastica. Innanzitutto parliamo tantissimo di scienza per il corpo, ma parliamo anche di possibilità, la possibilità di superare noi stessi. Perché non vai in palestra? Allora, pigrizia, ok, ci sta pigrizia per le prime volte, io non te la posso cambiare, sarà una tortura totale per le prime 3, 4, 5 giorni, ti odierai me, odierai te stesso, mi manderai qua al paese, però alla fine di ogni 5 minuti, alla fine di ogni allenamento, che cosa sentirai? Sentirai orgoglioso di te stesso, orgogliosa di te stesso, soddisfatto con quello che hai fatto, e questo ti aumenta l'autostima. Se io ti chiedo in questo momento di dire: mi amo e mi accetto come sono, prova, 1, 2, 3, mi amo e mi accetto come sono, mi amo e mi accetto con i miei difetti, con le mie rughe, con le mie occhiaie, con le mie smagliature, mi accetto e amo come sono. Me la potete scrivere per chi sta là fuori? Vediamo se riesco a mandarvi i cuoricini per voi. Ditemi se riuscite, ok, a dire: mi amo, mi accetto come sono. Ecco, cuoricini per voi. Lo riuscite a dire: mi amo, mi accetto come sono? Io immagino, perché faccio tanto questi esercizi con i miei clienti, la risposta è no. Ma io non posso, non è possibile. Ti rendi conto che essendo oggi il Venerdì Santo, io sono molto credente, il male non vuole che ti ami e ti accetti come sei. Perché se tu ti amassi come sei e tu cominciassi a accettare i tuoi difetti dicendo: nonostante i miei difetti, nonostante i miei dolori, nonostante le mie perdite, io provo ogni giorno di far sorridere gli altri e andare avanti con
diciamo un sorriso, anche ferita e cicatrizzata e con tutte le beghe immaginabili di una vita, ok? Tu diventi potente perché diventi felice. E la felicità è un amplificatore di positività, non solo nella tua vita, ma nella vita intorno a voi. Io e Alessandro abbiamo una tendenza di far sorridere le persone nei supermercati. Non è un gioco nostro. Ci piace sempre di strappare un sorriso a qualcuno. Di strappare un sorriso. Addominali sono sempre tesi. Vedi che nessuno mi ha scritto. Mia mamma mi accetta come sono davvero. Brava Anna! Brava Anna! Ma tu sei l'eccezione, amore. Perché tante persone non riescono a dirlo. E a quel punto, se tu non ti ami, non ti accetti come sei, non ti alleni. Magari mangi male. E poi c'è il senso di colpa perché hai mangiato male. Poi fuori forma, c'è il terrore di andare in palestra e essere giudicato per quei chili in eccesso perché la gente fa così. Mangi di meno, basta che ti alleni. Non è sempre così facile, ragazzi. Però, se io comincio piano piano, non ho mai visto un corpo non rispondere al movimento. Comincio a fare un po' di movimento qui, un po' di movimento lì, e io ti garantisco che il corpo poi risponde. Per questo vi invito a venire di Now, nowjcooper.com, ti puoi fare 7 giorni gratuitamente e cominci a svegliarti la mattina e abbiamo dei challenge. Finiamo marzo, che finisce fra 2 o 3 giorni, ad aprile 30 giorni di challenge di 10 minuti ciascuno. 10, solo 10 minuti. E mi dici che non hai 10 minuti? Non ci credo. Ma io ti dico, se fai 10 minuti con la Jill, sono 10 minuti solo glutei, 10 minuti solo interno coscia, 10 minuti solo braccia, 10 giorni solo addome, ok? Tu ti svegli e non devi uscire di casa, non avrai scuse perché sei in casa tua, ti svegli vestito così o come sei vestito quando dormi, ti porti a casa un risultato per te e non per nessun altro. Non devi neanche dire niente a nessun altro. E lo tieni per te stesso e lo tieni per, diciamo, le tue personale risveglio. È un risveglio. Sai che cos'è? Io comincio la prossima settimana con i webinar dedicato alla manifestazione quantistica dei nostri sogni, l'energia, come funziona sulla nostra fisicità, come la nostra fisiologia e come la legge dell'attrazione. La cominciamo prossima settimana sulla mia palestra online. Però se io non posso invisionare il mio corpo migliore e se non posso invisionare una vita migliore e non posso e non faccio nulla per cambiare la mia vita. Cambiare la mia vita, 5 minuti è un cambiamento vitale della tua vita. Se tu sei un antisportivo, non ti alleni mai e poi cominci a svegliarti, c'è Jill dentro il mio cellulare, la piazza a terra e porto a casa, anche mandami a quel paese, non me ne frega niente, non sarai sicuramente il primo. Ma io ti do quella voglia di fare la mattina diciamo, il tuo allenamento, tu sarai più orgoglioso di te stesso e comincerai naturalmente a mangiare di meno. Perché? Perché quando io mi alleno bene e poi arrivo al bar e vedo tutti quei cornetti riempiti di Nutella e pistacchio e quant'altro, dice, no. Perché mi sono allenata, non mi va di impesantirmi, non mi va di impesantirmi. E poi comincio magari a capire che cos'è questa digiuna intermittenza che mi spiega la Jill. Questa digiuna intermittenza che è una cosa che ci aiuta, gomito giù, per favore, solleviamo l'anca e cominciamo con digiuna intermittenza. E perché no? Magari poi cominciamo a usare i pesi con Vincenzo Ghizzoni, che è un allenatore del Serie A di pallavolo, che è un professore di scienze motorie molto bravo che lavora con me. Poi ci abbiamo tante tante cose da fare insieme. Ma io ti dico, ragazzi, 5 minuti sono importanti. È momento di andare dalle elementari alle medie, o magari alle elementari direttamente in università. Ma lo facciamo a casa nostra, perché senza vergogna di noi, perché non vai in palestra? Perché non vuoi essere giudicato? E ti chiedo scusa per tanti dei miei co colleghi, non i colleghi neanche, più i praticanti, quelli che vanno in palestra, come se loro sono sempre stati in forma, non c'era mai giorno uno del loro percorso. Non è vero, tutti noi abbiamo avuto il giorno uno, tutti noi abbiamo avuto quel giorno che non abbiamo sentito i muscoli, dove tutto ci pesava, dove il peso in eccesso gravava sulle nostre articolazioni e abbiamo detto stop, cambio e cominci. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, vedrai i risultati, sollevati quell'anca.
ok? E io passo da non solo, non è un'importanza quelle che facciamo, io ti posso dire veramente, se fai una camminata va benissimo, prenditi in bicicletta va benissimo, porti il tuo cane a spasso va benissimo. Quello che devi, dove qui dobbiamo cambiare, e cambiamo su now.com, sulla mia palestra online, è la mentalità. La mentalità, porca paletta. Voi dovete cominciare a avere la mentalità vincente, la mentalità che è possibile, la mentalità che non dobbiamo essere imbrutiti, la mentalità che non dobbiamo gettare la spugna, la mentalità che ce la possiamo fare. E parte da qua, ok? Non vedo l'ora di cominciare questa nuova serie di webinar, perché io sono convinta che ti partirai, ti troverai, ti crescerai, avrai di più della vostra vita, e parte con una voglia di partire, ok? Avete fatto le vostre foto in queste tre settimane, siamo già al giorno 16 di 21 del punto vita. Poi partiremo a lavorare su anticellulite, sulla nostra prossima, diciamo, challenge sarà anticellulite per pochi giorni. Aprile, sulla mia palestra online, i challenge saranno solo esclusivamente di 10 minuti, perché così non c'è scuse. 10 minuti, alta intensità, mirato per zona, e tu avrai risultati, ma devi partire, ragazzi. Partiamo insieme! Che sarò veramente la vostra guida per risvegliarvi, come ho fatto per migliaia di persone, per risvegliarvi, invogliarvi di dire porca paletta ce la faccio, ok? E io sono un po' contratendenza, sono una persona che ama la famiglia, i cani, non mi trucco, sono credente, vado in chiesa, faccio tutta quella roba che ormai è vintage, però posso dirti una cosa, non sono mai sentita così libera in vita mia, mai così, diciamo, appagata in vita mia. Così provate i miei consigli, vi aspetto per crescere insieme, ragazzi, perché quando veramente capisci quello che conta, ti proteggi, ti difendi e ti alleni, la vita è un'altra cosa, cioè un'altra cosa, è una gioia, una immensa, e è una cosa fantastica. Vi auguro un venerdì santo molto molto importante, alle 3 più o meno. E il nostro Signore muore sulla croce. Se volete pensarci o andare in riflessione oggi, se non siete credenti, io invece alle 3 divento leggermente un po' incupita. Poi domenica c'è la Santa Pasqua, che vuol dire la rinascita. Perché non rinasciamo tutti in questo periodo? Perché non lo usiamo, anche se non siamo credenti, come metafora della vita? Primavera, rinascita. Pasqua, rinascita. Noi possiamo rinascere ogni santo giorno. Che Dio vi benedica, buona giornata a tutti, e adesso vado a allenarmi. Ciao!